Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su V-Rising nella versione per PlayStation 5 che uscirà l'11 giugno 2024. Sul canale trovate già un video dedicato a questo titolo, lo abbiamo già portato. Abbiamo portato la versione per PC, ma all'epoca girava ancora sul nostro PC che va a carbone, ora non gira più. Per fortuna hanno deciso di pubblicarlo anche su console Sony. Per cui noi abbiamo ricevuto la key del gioco per farvi vedere effettivamente il gioco come gira su console e per iniziare una nuova avventura insieme su questo titolo. Per cui in questo video lo andremo a provare. In descrizione vi metteremo il link al precedente video. Qualora vogliate vedere le differenze tra la versione per PC e la versione per PlayStation 5, il titolo è un survival, ci sono i vampiri e c'è il crafting, per cui è il cocktail perfetto per farmi perdere la vita su un titolo del genere. Ma andiamo con ordine. Partiamo e andiamo a creare il nostro personaggio. Intanto io farei un gioco privato. Ah, a proposito, il gioco purtroppo è solo in inglese. Speriamo venga anche localizzato in italiano prima o poi, ma la vedo dura. Cominceremo a normale e andiamo a dare un nome al nostro mondo. Lo chiamiamo ovviamente Patatonia e partiamo. E ci siamo. Facciamo ovviamente un vampiro donna. La facciamo violetta di carnagione. Ci sono delle facce tremende. Cattivissimo. Quanto è brutta così. Questa è un po' schifata dalla vita, eh. Altezzosa, un po' così. La facciamo così, un po' snob. Ci piace. Colore degli occhi. Io andrei sul classico rosso. È un vampiro. E gli fai gli occhi verdi. No, facciamo gli occhi rossi. Per il capello direi che il panettone in testa lo possiamo evitare. Ma che è sta roba? Chi è? C'è un turbante, cos'è? Questa è bellissima. Che ciuffo ha? Arriva prima il ciuffo e dopo arriva lei. Mi piace. Questo è un Super Saiyan o Cloud, senza i ciuffi. Cloud con i capelli corti. Guarda anche qui. Una sega. Utilizziamo la testa come arma praticamente. Ma che è sta cosa? Questo è spennato, porello. C'ha l'alopecia. Mi piace questo ciuffo. È bellissimo, è importante, è imponente, è abbastanza imbarazzante. Ci piace questo. Bisogna solo trovare il colore. Niente, Frixi ha votato e ha deciso di farla verde perché c'è più contrasto se vede di più. E quindi la famo così. Ci piace così. E punto. Perché decide lei? Possiamo mettere la barba? Gli mettiamo la barba? Ma che è? No, vabbè, che figata. C'erano anche prima ste cose, non me ne sono mai accorta. E gli possiamo appiccicare robe in faccia? No, non, no, no, niente, la vogliamo liscia. Cattiva così. Guardala qui, Frixi. Frixi non è attenta. Ti piace con la maschera? La lasciamo con la mascherona e l'occhio sanguinolento. Vai, ci piace così. A posto. No, non la chiamiamo Joliette. Ma che Joliette? Si chiamerà Caterina, ovviamente. E se avete visto l'altro video sapete perché. Svegliamoci. Guarda là, si vedono solo i capelli. Che scena. Bene, ok, ci dice per muoverci giustamente. Con il quadrato apriamo il cerchio. Delle robe che non mi ricordo assolutamente cosa sono. Che fa? Sono le emote. Questo che è? Non so, emote. Ah, recupera HP con quello. Ok. Con R2 pistiamo di brutto. Qui spingendo X saltiamo. E va bene. Ok, abbiamo lo scatto sul cerchio. Per ora mi sembra gestito bene. Bisogna vedere poi con tutti i poteri che si sbloccano. Ma vedremo con il tempo. Metteremo un po'. Ora, domanda principale è: volete delle guide sul gioco o volete dei video così dove andiamo tranquillamente al cazzeggio e vi mostriamo i progressi nel gioco? Ce lo dovete far sapere con un bel commento, ovviamente. Giusto, Frizzi? Non ti ha sentito nessuno. Però va bene lo stesso. Ha detto giusto. Giusto. Ha detto giusto. Vai, andiamo su. Ora, l'inglese è molto molto semplice qui nel gioco. Abbiamo degli obiettivi in alto a sinistra. Qui dice lascia la cripta e devi collezionare 30 ossa. Sono molto molto facili. Cioè, se ci sono riuscita io, che sono una pippa atomica in inglese, ci riuscite pure voi. Fidatevi. Non è assolutamente complicato avanzare nel gioco e buildare comunque la vostra base è fighissimo, è divertentissimo.
E veramente si capisce tutto, cioè l'inglese è semplicissimo, certo se poi lo adatteranno in italiano ancora meglio, ma non fatevi fermare dal fatto che sia in inglese, perché ripeto, non è così importante, forse ai fini della storia, ma che si cazzi, cioè voglio dire, il gameplay è divertente, si crafta, si cerca roba, si picchiano cose di dimensioni piccole e grandi, si è un vampiro, si succhia il sangue, se ci mettiamo al sole e ci scottiamo, cioè è fantastico. Comunque usciamo e vediamo il resto. Primo nemico, vai. Oh, cattivissimi. Ossa. E possiamo raccogliere robe dagli alberi. Ma se io tengo premuto R2, colpisti di continuo. Perfetto, ci piace tantissimo questa cosa. Vai, pietre. Raccoglie tutto in automatico, perfetto, tutto come mi ricordavo, insomma. Qui raccogliamo la pietra, sfondiamo tutto. Salve! Secondo me moriamo presto. Topo? I topi si raccolgono perché poi ce li possiamo ciucciare in un secondo momento. E anche meno. Apriamo, vai, prendiamo tutto, che ce ne frega. Perfetto, abbiamo raggiunto il primo obiettivo, quindi abbiamo lasciato la cripta e abbiamo collezionato 30 ossa, per cui spingiamo R3 per reclamare la nostra ricompensa. E adesso ci dice di aprire l'inventario, quindi spingiamo il relativo tasto e ci dice che dobbiamo andare a craftare, per cui R2 e andiamo a craftare la spada. Ci vuole un po' di tempo per craftare cose, ma questa è bellissima. Oh mio Dio, ci vorrà un po' per andare a craftare queste due cose, ma poi lo faremo. Andiamo a craftare. No, niente, un osso ci manca. No, tre ossa, tre ossa. Va bene. Intanto abbiamo la spada e siamo più cattivi, tiè. Le ossa. Uè, siamo cattivi. Guarda, come lo staggeriamo. Vieni, 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 ciccio. Topo. E vai via questa balestra. Perfetto. Andiamo a craftare anche l'anello e ce lo vado ad inserire in automatico. Se andiamo a vedere nell'equipaggiamento, vedete, ce l'abbiamo già qui in automatico. Qui abbiamo i nostri topolini. Li possiamo consumare per recuperare HP. Oppure poi più avanti ci potremo craftare delle cure con loro. Vi faccio vedere al sole. Brucia. Meglio non stare al sole perché a un certo punto ci toglie degli HP. Ve lo faccio vedere così per la scienza. Ecco, vedete? Fa malissimo, fa malissimo. Reclamiamo anche questo. Ok, dobbiamo colpire dei nemici. Ora qui c'è un po' da. Ah, ok, abbiamo. Perfetto. Quindi con L1 usiamo questa abilità, con R3 possiamo gestire il raggio dell'abilità e poi con L1 lasciamo, tiriamo una bomba atomica addosso al nemico. Oddio, il sole. Aspetta, aspetta! Non sparare, non sparare! Sparare, non tirare frecce. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Potenza. Fai così. Possiamo letteralmente spaccare qualsiasi cosa. Letteralmente ogni riferimento a cose e persone puramente casuale. Tu sei molto cattivo, quindi ti tiro una bomba. Ecco, perfetto. Apriamo e prendiamo tutto quello che c'è nelle bare, così raccattiamo un po' di cose. Devo dire che è molto molto figo, molto fluido. Sta piacendo un sacco. Ah, giusto, devo reclamare. Io mi dimentico di reclamare cose. Abbiamo un'altra abilità. Ok, ma possiamo craftare altre robe? Ancora no. Mi ricordavo di sì, però nella versione per PC avevamo tre armi e credo anche l'armatura da andare a craftare. Fatemi vedere questo che fa. Ah, hai visto? Hai visto? Ci piace. Dopo. Qui la telecamera fissa non è proprio l'ideale in questo punto, ma va bene. Vieni, topolino. Qui ci prendiamo tutto. Boom! Ha one shottato proprio. Siamo cattivissimi già. Ah, sfasciamo tutto. Profaniamo tombe. Stiamo facendo qualsiasi cosa. Salve. Scusi, avremo da fare. Topolino. Altro topolino. Ma i nemici respawnano dopo un tot di tempo. Che mira terribile. Eh sì, i nemici respawnano dopo un tot di tempo. Hai capito tu? Non mi ricordavo fosse così. Vabbè che non ci gioco da un millennio, eh. Oh, tacci tua. Sto a menare l'amico tuo. Un po' di educazione, no? Sta buono.
Oh, ora come altro obiettivo dobbiamo uscire da qui. Ok, possiamo uscire. Ho fatto scorta di ratti, ne ho presi 12 e ora dobbiamo scegliere da quale punto partire. Quindi, est o ovest? Rixi? Est o ovest? Non mi caga mai. Ovest. Andiamo a ovest. Via, speriamo bene. E abbiamo sbloccato il primo trofeo e abbiamo anche la possibilità di reclamare il tutto. Quindi dobbiamo andare a craftare tutte cose. Vedi che c'era tutta sta roba, me la ricordavo io. Quindi craftiamo finché possiamo. Natura, pantaloni. Ci manca la pelle. E vabbè, aspetteremo. Bene, abbiamo fatto armatura e pantaloni. Per ora va bene così. Partiamo con l'esplorazione. Vediamo cosa è cambiato, per quanto io mi ricordi poi. Ehi, che se la fa? Ah, ok, se premiamo L2 e poi giriamo con R3 possiamo girare la telecamera. Perfetto. Beh, direi che come adattamento ci sta, ci piace, ci piace. Lupacchiotto? Ciao, Lupacchiotto, vieni qui. Ai, ammazza che botta. Sta buono. Oh, ciuccialo! Ci stiamo succhiando il lupacchiotto. Perfetto, oh, la prima succhiata, ottimo, abbiamo sbloccato il trofeo. Vai. E qui abbiamo il sangue, l'essenza del sangue, che se non ricordo male ci serve per tenere attivo la nostra base di base. Per cui possiamo andare a craftare o guanti o scarpe. Andiamo a fare scarpe, che hanno a giro scarsi e mi pare brutto, anche se non è che ci copra proprio i piedi, ma va bene. E andiamo avanti. Qui abbiamo un teleport, vediamo dalla mappa. Sì, ce l'abbiamo qui, quindi sbloccandone altri probabilmente potremo teletrasportarci. La mappa è immensa, è grandissima la mappa, guardate qua, spettacolare, ci piace. Bambi, vieni qui che ci serve la pelle. Possiamo succhiare anche Bambi. Orello, che tenerezza. Questo? I fiori focosi. Non so cosa sono, ma non lo possiamo. Ah, possiamo craftarlo adesso. Va bene, craftiamo. Abbiamo anche i guanti. Siamo bellissimi. Reclamo, via. Ok, possiamo fare l'ascia. Andiamo a vedere. Eccola qui. E tipo il bastone. C'è un lupacchiotto. Andiamo a fare l'ascia intanto. Ciao, lupacchiotto. È buono però, eh. E qui, fermo, fermo. No, dove sta fermo? Ora, ovviamente io le meccaniche di gioco ancora non le conosco in maniera approfondita. Ripeto, ci abbiamo giocato veramente poco perché sul nostro PC fa fatica a girare, per cui abbiamo giocato pochissimo purtroppo. Infatti non vedevo l'ora che uscisse per PlayStation 5 proprio per poterlo approfondire di più, perché è un genere che mi piace tantissimo e poi ci sono i vampiri. E quindi, se volete, magari ci giochiamo un po', cerchiamo di capirci quanto più possibile e vi portiamo qualche guida se vi interessa. Dite di sì, mi raccomando, dite di sì. Ok, sì, qui possiamo andare a switchare le varie armi. Ah, le asce sono doppie. Vero, mi ero dimenticata. E andiamo a craftare anche questo martellone. Reclamo. Ok, dobbiamo collezionare legna e dobbiamo ciucciare del sangue. Bene, andiamo a succhiare. Credo che con la legna tagliamo più velocemente con la legna. No, ma non si vede che sono stanca. No? Parlo proprio a cacchio. Con le doppie asce tagliamo meglio la legna. Con la mazza spacchiamo meglio la pietra, mi viene da dire. E con la spada andiamo meglio per quanto riguarda gli scontri. Se non ricordo male, c'è anche la lancia. Vabbè, questo lo sappiamo che c'avevamo Mordash. Possiamo succhiare anche loro, mi sa. Buoni tutti. Non voleva essere una cosa porno. Vai, non mi colpire mentre ciuccio il tuo amico. Maleducato. Vai. Non è che volamo di sotto? No. Quanti lecca lecca che ci sono, guarda qua. Ma possiamo aggrarne uno per volta? Creare il panico. Ehi, ciccio! Devi portare la scorta, fammi capire. Scusami, eh. Aio. Aio. Oh, ma guarda. Aio. L'ho ucciso, l'ho fatta apposta. Cioè, un po' sì. C'è una chest. Vedi lui? Ti è piaciuto? Non ci prenderete mai.
Vai, ciuccia questo. Dopo ci curiamo, che ci frega. Sa quanto male. Oh, e basta. Dai che arriviamo a 50. Perfetto. Chest. Prendi tutto. Abbiamo già problemi di spazio, eh. Ve lo dico. È sempre così. Esatto, con questo possiamo curare. Esattamente. Ah, siamo tornati come nuovi. Il sole è giorno. Chi c'è? C'è un villager. Ehi, villager. Ma dov'hai? Ma la posso succhiare? No, non la succhio, dai, facciamo i bravi. Non la succhio, signorina, non si preoccupi. L'ho liberata. Qui dobbiamo stare attenti e dobbiamo stare all'ombra. Andiamo di qua. Piace questa strada. C'è gente che si picchia. È una rissa in atto. Che è? Guarda come Satan. Vai, vai. No, così, qui. Mi sono avvicinata troppo, però. Facciamo anche lui. Ti aiuto? Vai. Aio. Forse sarebbe meglio tucciarli. Vieni qui che ti metti al sole, infame. Vieni qui. Vieni. Ho una mira terribile con sto coso. Ma è bellissimo però. Vai, ci raccattiamo qui. Come saliamo che c'è il sole? Ci sbruciacchiamo un po'. Siamo un po' falambè. Via, corri. Ma qui c'è gente brutta però. Come facciamo a edificare il no? No, ma sono cattivissimi. Via, corri! Oddio, oddio! Sono cattivissimi, ci inseguo. Ma che sono? Siete bellissimi! Andate via, spaventato, proviamo? Ah, poi ci rimangono secchi a una certa? Aspetta, eh. Vedi, c'è il teschietto, che dice, sono cazzati questi. No, non... secondo me noi gli facciamo una cippa di danno. Provo, riesco a prenderli, senza farmi vedere. Prendiamo. Vabbè, però anche tu... Non mi guardate, non mi guardate. Ma dice 96 metri. E corri allora, no? Siete tutti incazzatissimi. Ma non possiamo uscire da questa trappola. Ecco, siamo morti. La prima morte. No, siamo scappati. Scusate, mappa. Quindi non si vede sulla mappa dove puoi andare effettivamente a edificare. Niente, ci piace di qua perché sta a 50 metri. Qui è capire come arriva, senza arriva bruciacchiati. C'è un orso addirittura. Ah, qui si può andare a buildare la situazione e... ah ok, quindi aspetta, ricapitolando, noi siamo qua, le zone così in teoria, cioè quelle che hanno questa definizione, si possono andare a buildare anche qui e si può andare a edificare bene, volendo anche questa. Però, un arcio, vieni, ma è cattivissima. Oddio, no, scusa, non volevo, ti lascio stare, vai, scusami. È incazzatissima l'alce. Oddio, l'orso. È un inferno. Dovremmo essere noi cattivi. Oddio, ma se stanno a mena... Ciuccia l'orso. No, ci tua. Mazza che botta. Ma sei pazzo, sei? Ce l'ha con noi. Incazzato nero. Ma non ci ha cambiati. Scusami. C'è bisogno che fai così. Via. E niente, adesso. Faremo così. 16 facciamo. Vai, succhialo tutto. Ce l'abbiamo fatta. Ma dai, siamo delle bestie. Oh, una bella bevuta. Ci sta. Bene. Dopo aver sbaragliato la concorrenza, io direi che è il caso di costruire. Come costruiamo qua? Dobbiamo tirare giù tutto. Poi immagino possiamo spostare cose. Vai, triangolo, fondazioni. Qua. Pieno di alberi però. Problema. Devo pulire prima. Puliamo la zona prima, va. Ok, abbiamo pulito un po'. E andiamo a mettere le nostre fondazioni. E le metto... boh, poggia qui. Lord of the Land. Bene. Quindi dobbiamo interagire con questo qui. E dobbiamo andargli a inserire l'essenza di sangue tutta e sbattiamola lì. Perfetto. Vai, reclamiamo. Dobbiamo mettere il pavimento e i muri. No, non volevo cambiare l'arma. Perché? Andiamo a vedere. Questo è il pavimento con le pietre. Dove lo possiamo mettere? Dove ci pare, basta che non ci sono cose che ci ostacolano. Ok, ne mettiamo uno qui, un altro qui, un altro qui, un altro qui. Sto facendo il nostro quadrato, la nostra casuccia. Ne mettiamo un altro qui. Però... ci possiamo allargare, vai. Basta, non esageriamo per ora. Ah, potevamo scegliere pure il colore. Mi ero dimenticata di questa cosa. Pazienza. Poi, muri. Questi sono i muri. Ok, ci fanno anche ombra. E possiamo cambiare. Possiamo fare delle colonne. Questo è il cancello. Che immagino andrà messo qui
dalle colonne. Oppure qui. Ok, andiamo a mettere l'entrata. Ruotiamo. C'è un orso cattivissimo. Qui mettiamo l'entrata. Ci piace. Poi mettiamo i muri. Uno, due, tre. Aspetta, aspetta che ne metto altri, che io non mi fido mica qui in questa giungla. Vai. Così per sicurezza, eh. Certo, ci dovremmo allargare un attimo. Vabbè, adesso puliamo, poi dopo continuiamo. Via. Reclamiamo. Poi possiamo andare a piazzare altre cose. Produzione. La bara, giusto, per dormire. E poi la chest piccolina per metterci cose. Ne faremo tantissime. Il braciere. Bene, la zona notte. La zona notte la mettiamo. No, no, non lo so, dove la mettiamo la zona notte? La mettiamo vicino casa, qui vicino all'entrata. Che ci frega, un po' di distanza e ci mettiamo la zona notte. Poi il braciere super figo lo mettiamo qui, non mi ricordo assolutamente a cosa serva. E poi ci andiamo a mettere le chest. Le chest le mettiamo all'ombra, una qui e un'altra qui. Ne metto due perché sicuro ci servono, almeno due ci servono sicura. Reclamiamo e possiamo costruire altre cose. Apriamo il menu. Oh, quanta roba già. Mi ero dimenticata. Questo è per segare la legna. Questo è il banco da lavoro. Questo è per andare a fare i lingotti di rame. E poi mi ricordo più. Ci arriveremo. Ah, la terra per andare a piantare. Credo. Direi di sì. For seeds. Bene, ci serve roba. Legna. L'ho usata tutta. Bene, tagliamo la legna. La lancia. Fica. Yeah. Mi piace anche usare la lancia in combattimento. Accette, via. Tagliamo la legna. E ci creiamo un po' di spazio anche qui. Ok, poi possiamo anche smontare ciò che abbiamo costruito. Tipo, se qui andiamo a spingere triangolo, sempre nella modalità costruzione, andiamo a distruggere i muri e ci ridà cose. Perfetto. Oh, oddio, oddio, i lupi. Buoni, fatemi chiudere. Chiamo il cancello. Ah. Oh, mi sento più sicura adesso. Ma ho consumato di nuovo tutta la legna. Bene. Bubu, stai buono lì. Sta a dormire, Bubu. Ma ci sfascerà la casa, Bubu? Cioè, se noi adesso lo aggrediamo, qui si ingrippa. Possiamo chiudere. No, magari chiudila che stai dentro casa, perché sennò pare brutto. Allora, intanto piazziamo i vari macchinari. Quindi, questo possiamo metterlo, sì. Mazza, quanto sei grosso, non mi ricordavo. Gigante, dobbiamo allargarci assolutamente. Senti, ti metto qui. Che dici? Mi piace come. Vai, mettiti qui. Prima la camera da letto. Poi interagiamo e mettendoci le varie cose di conseguenza ci darà tavole, segatura e cose varie. Oddio, aggiorno! Quindi, ok, se noi ci mettiamo la legna, lui va, ci fa le tavole e ci fa la segatura, giusto, giusto. Ora, visto che è giorno, noi volendo potremmo anche metterci a dormire. Dobbiamo craftare cose più cazzute. Dobbiamo fare questa? Facciamola. Abbiamo fatto una schifezza, questa è più alta. Vabbè. Ah, qui possiamo craftarci le cure con le fibre, i topi e le ossa. In questo modo qui clicchiamo e poi cliccandoci sopra ce le mette in sequenza e ce le va a craftare e ce le mette direttamente nell'inventario, giusto? Sì, nello slot. Tenendo premuto in giù possiamo curarci. Ci piace tantissimo questa cosa. Bene, bene. Qui invece prendiamo fuoco. Ma il tetto lo possiamo fare? Scusate, abbiate pazienza, ma no, non possiamo fare il tetto per ora. Direi di no, va bene. Tavole pronte, quindi ce le prendiamo. Ci prendiamo anche la segatura e andiamo a costruire il tavolo da lavoro. Vediamo, eccolo qui. Con 8 plank. Dove lo mettiamo? Mettiamo di qua il tavolo da lavoro. Vai, interagiamo. E qui possiamo andare a fare cose molto più incazzose, però ci servono le tavole di legno. Craftando cose più alte, in teoria aumentiamo ovviamente anche il nostro potere, esatto, e possiamo aumentare il nostro livello del gear, quindi dell'equipaggiamento. Allora, io raccolgo al volo un po' di legna, faccio delle tavole, guarda lì, orsetto Bubu, sta sempre là, eh.
Praticamente abbiamo fatto casa di fianco alla camera da letto di Orsetto Bubu. Dormi, Bubu. Magari ti arriva un tronco in testa. Ok, abbiamo qualche tavola, quindi andiamo ad aumentare il potere. Le armi hanno anche la durabilità, quindi sotto, vedete, durability 928 su 928. Si possono anche riparare, immagino. Però se non ricordo male, sì. Comunque, andiamo a potenziare le armi che abbiamo e andiamo ad aumentare il nostro livello di equipaggiamento. Accette fatte. Spada e mazza. Una volta ce le mette qui sotto, non ce l'equipaggia direttamente. Prendiamo tutto e ce l'equipaggia. E siamo a 13 su 20. Dobbiamo potenziare un bel po' di roba per poter aumentare il ghiaccio. Vai, facciamo tutto, via. Tutto qua, vai, in sequenza. Così siamo a 17. Io direi che ci serve l'anello probabilmente, quindi andiamo a ciucciare qualcuno e portiamo il gear a 20. Basta. Proviamo con l'orso, ho deciso. Ciao, Bubu. Ah, pensavo fossi più cattivo. Ciao, Bubu. Piano. Ci piace la lancia, ci piace. Vai, succhialo tutto. Beh, siamo fortissimi. 14, ce ne servono 16. Per appistare qualcun altro. Problema c'è. Lo pacchiotto. No, ok, pensavo di averlo ucciso. Pelo pelo proprio, pelo pelo. Vai, anche te vieni qui. Ma ormai siamo già top. E ci possiamo craftare anche l'anello. Vai, prendiamo. E siamo a 20, ottimo. Quindi dobbiamo portare su tutta l'armatura, le armi e l'anello. Reclamiamo. Ok, e adesso ci dice che possiamo cercare i boss del mondo seguendo l'odore del sangue. Questa cosa me la ricordo perché è particolarmente figa. In questo modo qui ci clicchiamo sopra con la X e ogni tanto ci verrà fuori, vedete, la sbafata di sangue che ci indica la posizione del boss da andare a uccidere. Quindi noi a questo livello potremmo già andare ad uccidere il boss. Fantastico. Abbiamo trovato il boss. Ma è giorno. Vieni qui. Ah, ma non è mica giusto così però, Ciccio, eh. Io mi sbruciacchio al sole. Attenzione. Ce la facciamo. Se lo colpiamo magari sì. Aiuto. Aio dolore. Prendi questi robbi. Vai. Cura. Aspetta, va. No, non chiamare rinforzi però. Ma sei un pezzo di... Vieni qui. Ma non ti posso ciucciare a te. Cioè, guarda qua che compenetrazione. Oh, oddio, il sole. Siamo in forma di lupo. No, vabbè, bellissimo. Teclama. E possiamo stare sotto al sole? No, manco questa ceppa. Andiamo a fuoco lo stesso. Vabbè, possiamo tornare a casa però. Siamo stati bravissimi. Dopo questo, se andiamo avanti, ci dà l'altro boss da andare a tracciare. Quindi noi lo tracciamo. Ci dice che è molto lontano. Se apriamo la mappa, ovviamente non riusciamo a vedere dove si trova, ma a livello 20 ne abbiamo 3. Northeast. Essa proprio va in culo, eh? Nord-est. Ah, ok, quindi noi andiamo a vedere quale è più vicino. Questo, aspettate, livello 20. Se noi andiamo a tracciare questo, che forse è un pelino più vicino, possiamo fare prima questo, perché ci dice che è a nord, mentre quest'altro è a nord-est e quest'altro sta proprio a est. Quindi potremmo fare prima questo e poi andiamo da quest'altro, tutto un giro. Bene. E credo possiamo fare anche un'altra base, perché qui nel castello abbiamo la possibilità, vedete, di costruire un'altra fondazione. Quindi secondo me possiamo crearci un'altra campo base, diciamo. Quindi magari ce lo andiamo a creare proprio qui a nord, così insomma abbiamo da fare lo stesso, però poco importa, che ci frega. Comunque, come prime impressioni, diciamo, rispetto a quello che io ricordo dello stesso titolo giocato su PC, la conversione mi sembra ottima, la gestione dei menu mi sembra ottima, anche la gestione delle abilità per ora mi sembra comunque fatta bene. Il gioco è fluido, il gioco è divertente, per me è un gioco molto molto interessante che sicuramente vi terrà attaccati un'infinità di ore. Con me succederà sicuramente. Se volete, ripeto, fateci sapere, o vi portiamo qualche altro episodio oppure vi portiamo le guide. Noi siamo più propensi per le guide perché siamo un pochino più specializzati lì, ci divertono di più, ci piacciono di più, noi con gameplay non è che siamo, è un
po' così, è un po' così. Quindi, se volete delle guide, fatecelo sapere nei commenti e vi porteremo delle guide sul titolo. Comunque noi lo giocheremo. Fateci sapere anche nei commenti cosa ne pensate del gioco. E se lo volete acquistare, come al solito, vi lasciamo il link in descrizione. E in descrizione trovate tutte le informazioni necessarie per l'acquisto e comunque per andare a consultare questo titolo.